Suono. Scusatemi! Che cosa? Ehi, hey friends, in questo video saluto Folpix, Fabio Nicoletti e Auri Perrone. Arriviamo almeno a 10.000 like se volete il continuo della famiglia di Minecraft. Se vi essere salutato, trova questo pappagallino. Oh, che cavolo, finalmente ho appena ricevuto il mio primissimo stipendio, 1600 euro. Cacca. Ah, sono strafeli. Cosa? Che c'è? Ciao, dimmi. Si sei svegliato. Sì, dimmi pure. Cioè, non lo so, pensavo stessi dormendo. Vabbè, comunque no. Io sto andando a farmi la doccia. Ah. Quindi, mi raccomando, non entrare perché sarebbe... Lo so, tranquilla. Cioè, non è che sono un pervertito, forse. Ciao. Vabbè, non lo so, magari devi andare... Vabbè, ciao. Ah, porca miseria. Ah, perfetto. Allora, di cosa stavamo parlando? Ma che cosa... Cos'è stato questo suono? Scusatemi! Che cosa? Che diavolo? Ma che cosa ci fai tu qui? Perché non lo so, sono andata a scarpulirmi perché ero tutta sporca. Sono andata a mettere le mani nella terra. Perché c'è mami? Ma qua? Senti, che cosa dobbiamo fare? Cioè, posso ritornarmene per i fatti miei? Sì. No, Sbreezer, non provare ad andartene via. Allora, ma tu adesso Non è come ti vesti, ti asciughi e ti vesti, te ne vai. Sbrigati. Ok, va bene. Cosa c'è? Sbreezer, che cavolo ci fanno qui? Ma io che cosa ne so? Adesso tu, appena esce, tu la accompagni di sotto e la butti via. Perché io mi dovevo fare la doccia. Ok, va bene. Senti, ok, ho capito. Va bene, la porterò fuori, ok? Ecco, così almeno non rompi le scatole. Bravo. Ok. Allora, mami, sei pronta? Cosa cavolo? Come osi aprire la porta della mia casa in questo modo? Ma cosa? Questa è diventata casa mia. Cosa? Hai capito? Cosa stai dicendo? Mami, di che cacchio stai parlando? Questa non è casa tua, questa è casa nostra. Cosa? Mi avevi detto il contrario. Ma di che cacchio stai parlando? Ma non per nulla. Ok, senti, non è come pensi tu, Zo, ok? Senti, mami, andiamocene via, ok? Andiamocene via, ora. Oh, finalmente posso andare a usare il mio bagno. Non ho finito con te, Zoe. Silenzio. Ok, ora, per favore, non ritornare più a casa, perché altrimenti Zo potrebbe veramente prendersela male. E poi, capito, mami? Cioè, non si fa così. Cioè, per favore, vai via adesso. Ci vediamo al lavoro. No, Sbreezer, no, ti prego. Dammi anche, non so, la cantina, il tuo divano, ma non farmi andare via, ti prego. Perché, io scusa? Non ho una casa. Non è una casa? Non ho una casa. No, non ho una casa. Ogni volta che tu mi hai visto dentro al museo è perché io non ho una casa, non ho un posto dove stare, un posto dove dormire. Oddio. Io dormo dentro al museo abbracciando i dinosauri. Ma stai scherzando? Ma sei seria? No. E quindi tutte le volte che io ti ho fatto uscire invece? Sei rientrata? Perché ci sono dei buchi nel muro e io riuscivo ad entrarci e sono rientrata dentro. Ma che cacchio? Vabbè, senti un attimo, mami, detto qua, ho capito. Ma ora Zo è un po', ecco, meglio se magari per il momento vai al museo, vai. Per il momento, poi magari ti ritrovo lì tanto, per il momento. Poi la casa la troveremo insieme, va bene, mami? Okay. Ah, mi aiuterai, quindi? Sì, dai, ti aiuto, ok? Quindi, okay. Però, vento bene al museo, ciao! Ciao! Oh, mamma mia! Ma che diavolo, ma stiamo scherzando! Oh, porca miseria! Assurdo! Ciao, Zoe! Quindi l'hai fatta andare via, Sì, l'ho fatta andare via, così almeno finalmente non ci dà più problemi. Però mi ha detto che non ha una casa, Zoe! Poverina, non credi? Oh, non ha una casa, poverina. Perché mi sembri, ecco, ironica? Se sei arrivato a questo minuto del video, scrivi qua sotto nei commenti Zo ironica. Poverina, no, mi interessa tanto di mami, certo, mi interessa tantissimo di mami. No, sembra che realmente non ti interessi. Che cosa è successo, scusami? Cioè, perché ti la odi così tanto? Mi hai detto che ne dovevi parlare, ma alla fine non me ne hai più parlato. Va bene, te ne parlo, sì. Ok?
Praticamente, quando andavamo a scuola, sì, ecco, lei era la popolare. La popolare, presente, no? Le popolari. Sì, le popolari, quelli che tipo stanno sopra di tutti e guardano degli altri dall'alto al basso, giusto? Sì. Il problema è che lei praticamente ha visto il mio potenziale, no? E ha cercato di farmi andare sempre più in basso, sempre più in basso, di schiacciarmi, ecco. Davvero? Perché mi trattava davvero male, cercava di farmi passare per la sfigata. Ma come, mami? Non sembra per nulla una persona del genere. Lo so, però... Mami, diciamo, era quella più popolare. Sì, era quella più popolare. Ogni volta, ogni cosa che facevo doveva sempre provare che la sapesse fare meglio. E quindi... Oh, quanto mi dispiace sentire queste cose, Zoe. Però tranquilla, non la porterò più qua, ok? In casa nostra, va bene? Anzi, in realtà neanche sapevo che effettivamente fosse con noi, onestamente. Però vabbè, ormai va bene, okay. Grazie, Sbri. Prego, prego. Beh, cosa ti va di fare? Io stavo... Vabbè, no. Cosa? Sì? Ciao? Che cosa? Ciao? Vi è scappato il cane! Ciao! Come state? Ma che ci fa qua, noob? Che cosa? Perché stava con te? Era in casa mia! Era in casa tua? Non lo so! È entrato dalla finestra e si è messo a rosicchiare i fili del computer! Ora devo cambiare HDMI! Pensavo che... Non lo so! Era alla fragola il filo rosso! Ma cosa? Non era la fragola! Cosa? Vabbè, noob, entra, scusaci. Riprendetevi l'animale! Scusaci. Appunto, noob, potevi esplodere, potevi prendere la scossa, ma sei impazzito. Scusatemi! No, ma ti rendi conto che comunque ti abbiamo messo a dormire nel nostro divano? Scompari! E scompari così! Sì, sono uscito dalla porta quella a fianco al divano! Cosa qua? Da qua? Sì, proprio da questa! Ma quella non è una porta! Finestra, oh mio Dio! Oh, ok, senti un attimo. Allora, facciamo una cosa, va bene, noob? Adesso quello che dovrei fare tu è provare a farmi una casa! Sì, mi hai tolto le parole di bocca. Oh. Come? Già ci stai pensando a farla? Sì, proprio così! Davvero? Sì, allora in realtà guarda dove voglio farla! Dove vorresti farla? Dove voglio farla? Proprio qua sopra! Sopra questa... Questo punto voglio fare qua una casa a palafitta fatta di terra, così che posso stare vicino al mio amico Despreser. Bellissimo, bravo noob. No. Rovina tutto quanto il paesaggio. Il paesaggio? È tutta la vista che ho dalla finestra. In che senso il paesaggio? No, tranquillo noob, non ascoltarla. Ma fai pure quello che vuoi fare, va bene noob? Ok, Despreser. Ah, perché fargli fare le cose fatte per bene? Guarda, lui è noob. Lui costruisce le case in 3 secondi con la sua mega terra, vedi? Vabbè, ho capito, però rovina il paesaggio. Ma che paesaggio? Ma quando mai? Ma tanto casa nostra è verso questa parte. E poi non abbiamo il paesaggio noi davanti a casa nostra, ci sono sti alberi. Vabbè, però se cammini di qua poi ti ritrovi la terra. Che cavolo che sei. Perché a te capita mai che vieni qua di notte a guardare il paesaggio, Zoe? No, a nessuno. Sì. Ma sì, che sì, dici? A me capita. Ma se voglio vedere le stelle proprio in quel punto. Non è vero. Guarda, ti sto flashando con la torcia. Esatto, perfetto, ottimo. Oh, perfetto. Noob, vai. Ok, va bene, starà costruendo. Vabbè, comunque, io mi preparo per andare a lavoro perché tanto non è ora. Non lo fare più. Che cosa? Hai paura della luce? No, mi ha fatto male agli occhi. Ah, scusami, non volevo mica. Aspetta un attimo. Ah! Ok, grazie mille, Zoe, veramente. Ma aspetta, è il dolce? No, non c'ho spazio. Devo andare proprio al lavoro, mi dispiace. Ok. Oh, peccato. Sì, va bene. Ci vediamo. Augurami buona fortuna per che sì, non ci sia fortuna. Nessun ladro. Ok. Ma tranquillo. Tanto dopo ti vengo a trovare. In che senso mi viene a trovare? Aspetta un attimo. Come in che senso? Perché voglio controllare che non ci sia mami. Ma scusa, ma perché dovresti controllare? Posto, volevo dire. Non siamo fidanzati, Zoe. Non dovresti controllare se c'è mami. Cioè, che cacchio. Lo so che non siamo fidanzati, è che... Cioè, lo voglio fare in amicizia, ecco. Ah, che strana che sei a volte. Ok. No, non sono strana. Va bene, ciao Zoe. Ciao. Porca miseriaccia la druncola. Ah, cacchio, ok. Perché?
deve venire a controllare se c'è mami? È ovvio che c'è mami, lei dorme lì, porca miseria. E se davvero controllasse che ci sia mami e pensasse che io e lei stessimo insieme? Oh mio Dio, come la prenderebbe? Beh, d'altronde non mica siamo fidanzati, quindi chi sti cavoli per come la potrebbe prendere? Però, cioè, davvero, non dovrebbe. Ok, va bene. Tanto dovrei stare da solo. Ecco, dovrei chiudere solamente tutte le entrate. Dove sta il computer? Eccolo qua. Ottimo, perfetto. Oh. Ok, tutte le finestre sono, cioè, le porte sono chiuse. E adesso inizia un altro giorno, meglio notte, di lavoro. Ok, vabbè, che noia, già mi sto annoiando. Ah! Porca miseria, ma sei pazza che mi compari così? Vuoi venire a vedere la mia stanza? La tua stanza dove dormi? Ok, mami. Vieni. Oh mio Dio, sei veramente... Da questa parte. Sei una... Sì. Sei laureata, sei una... come si dice, cicerone. E porcaccia di quella miseriaccia, dormi in un museo, veramente.